Siamo dati Gesù e Maria. È con il cuore pieno di gioia e grande festa che celebriamo la Santa Messa Vigiliare della Solennità di Santa Maria Assunta in Cielo, che come abbiamo già rilevato in questi giorni, per noi è un motivo di festa doppia. Ci rallegriamo con tutta la Chiesa che celebra con gioia questa solennità, e per noi c'è anche la doppia gioia di celebrare la patrona di questa parrocchia, perché Maria Santissima è venerata in questa parrocchia appunto con il titolo di Assunta in Cielo. Da dove viene questa festa? Questa festa viene da uno dei rarissimi casi in cui il Sommo Pontefice ha, come si dice in termine tecnico, parlato ex cattedra, formulando un dogma di fede, un nuovo dogma di fede. Evidentemente sulla base della rivelazione e spiegando ed interpretando autenticamente quei passi non molto chiari della Sacra Scrittura, per la verità, in cui si accenna al mistero dell'assunzione in cielo del corpo ed anima, ma soprattutto attraverso questa definizione viene gettata una luce riflessa, che cercherò di approfondire durante i tre omelie di questa festa, su tutto il mistero della rivelazione cristiana, perché nell'assunta sono compendiati quasi tutti i misteri fondamentali della nostra fede, a partire dal peccato originale a concludere con quello che diciamo nel credo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La Chiesa, tenete sempre presente, questo lo ha sempre evidenziato, ogni volta che celebra qualche privilegio, qualche titolo della Madonna, la Madonna non è una figura autoreferenziale, è, come dire, strettissimamente, indissolubilmente collegata a Cristo, di cui ne rappresenta l'attuazione perfetta dei misteri santifici. Voi sapete che la Madonna non è stata salvata in senso stretto, ma è stata preservata dal peccato. Ecco, ed è quello, cioè vedere Maria significa, teniamolo ben presente, vedere, ed è l'unico esemplare della razza umana, quello che Dio aveva pensato e avrebbe voluto fare con ognuno di noi. Quindi la festa che oggi celebriamo di Maria sarebbe stata la festa nostra. Tutti avremmo dovuto fare la fine che lei ha fatto, se le cose fossero andate per tutti secondo i divini voleri, la divina volontà. Solo che c'è un problema, che solo una ha fatto andare tutte le cose della sua vita secondo la divina volontà, ed è Maria Santissima. Ora, il contenuto del dogma fatto da Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, con la bolla Munificentissimus Deus, definì essere verità rivelata da Dio, e quindi in termini più comuni per noi dogma di fede, vuol dire chi non ci crede è fuori della comunione con la Chiesa, cioè sempre in termini comuni eretico, che al termine della vita terrena la Beata Vergine Maria, per un privilegio connesso con la sua Immacolata Concezione, fu assunta in cielo in corpo e anima, e che questa verità di fede doveva essere tenuta da tutti quanti i cattolici come rivelata da Dio. Nella novena che abbiamo usato in questi giorni, abbiamo proprio usato le cinque, diciamo, preghiere con cui Pio XII accompagnò la formulazione di un dogma, e voglio rileggere con voi la prima delle cinque, che spiega molto bene il senso, diciamo, oggettivo di questa festa, prima di approfondirne in questa prima omelia un aspetto. Il testo dice così: Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Adesso ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio e il nostro amore. Quindi la prima cosa che dobbiamo crederci, che dobbiamo, scusate, chiederci, come ogni volta che celebriamo un mistero della nostra fede, è: noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione di non fare l'anima e il corpo al cielo. Noi ci crediamo, numero uno, perché questo è l'articolo di fede a cui dobbiamo aderire, non soltanto con una cosa estrinseca, esterna, dicendo ma vabbè, amen, no, con tutto il fervore della nostra anima, cioè che la Madonna è in cielo, a differenza delle altre creature, in corpo ed anima, non soltanto con l'anima immortale, quella ce l'abbiamo anche noi. Io tra 100 anni sicuramente non starò più sul pianeta Terra, d'accordo, ma la mia anima non può morire come
Capernaum, l'anima di nessuno di noi può morire perché è spirituale, è immortale. Ma il nostro corpo che fine fa? Con la morte? Adesso non voglio rovinare la festa dell'assunta a nessuno, però per capire questa festa è ovvio che bisogna farsi qualche domanda. Che fine fa il nostro corpo? Si decompone, purtroppo, si corrompe, fino a raggiungere, nella fase più avanzata, la mineralizzazione. Ora la domanda che dobbiamo porci: questa è una cosa bella secondo noi? È una cosa bella che il nostro corpo faccia questa fine? Cioè che questo corpo che adesso è vivo, insomma, io lo tocco, cioè è il luogo, è la manifestazione, come dire, essenziale della mia anima. Cioè la mia anima non esiste senza questo corpo. È bello che debba andare a finire sotto un metro di terra, è bello che debba passare per la morte in maniera drammatica, violenza, se qualcuno è contento che deve morire, alzi la mano e poi vado a confessionare, dico sempre io, perché sicuramente non ha detto la verità. Se qualcuno è contento e dice che deve morire, alzi la mano e dice che bello, non vedo l'ora, guarda, una bella morte, non vedo l'ora. Non credo. A tutti noi ripugna il concetto della morte. E perché ripugna il concetto della morte? Perché la morte non è realtà che avrebbe dovuto esserci per noi uomini. Dice il libro della Sapienza, capitolo 2, Dio non ha creato la morte, non viene da Dio, anche se molti bestemmiano che se la prendono col Padre Eterno, dice è morto quello e me la prendono perché? Perché il Signore l'ha fatto morire. Questa è una bestemmia da confessare, peggio di quelle che dicono gli scaricatori di porto, quindi mandando gli epiteti al nostro Signore e a quella povera Madonna, a volte senza neanche rendersi conto di quello che dicono. Ma dire, questo, perché il Signore l'ha fatto morire, questa è una bestemmia formale, molto più grave di quelle altre. Il Signore non fa morire nessuno. Dio non ha creato la morte e non gode della rovina dei viventi. Ai funerali il nostro Signore non è contento, capite? Non è, i funerali sono un conforto per noi, ma non è certamente contento di vedere i funerali degli esseri umani. Voi pensate che sia contento nostro Signore di vedere un suo figlio che passa per la corruzione? Sapete che alcuni interpreti, quando dicono, vi siete mai chiesti perché Gesù ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro? Lazzaro era il suo migliore amico, no? Il Vangelo di San Giovanni, che è uno dei Vangeli che si legge funerali dall'altro, dice che Gesù arriva davanti al sepolcro e a un certo punto scoppia in pianto. Voi immaginate Gesù, scoppia in pianto, quindi inizia a piangere, l'ha dirotto. Il figlio di Dio ha fatto uomo. E come mai? Dicono alcuni interpreti, voi sapete, nessuno di noi può stare perfettamente dentro il cuore di Gesù, quindi andiamo avanti a ipotesi. Questa ipotesi è una di quelle plausibili, mi sapete perché ha pianto? Perché ha visto l'orrore della morte, quello era un amico suo e ha pensato, lui che era Dio, ma guarda come si è ridotta la razza umana, guarda, a causa di cosa siamo ridotti così? Ancora riprendiamo il libro della Sapienza, Dio non ha creato la morte in un gode della rovina dei viventi, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, virgola, e ne fanno esperienza coloro che vi appartengono. Sapienza 2,29 dovrebbe essere, ricordo anche il versetto se non ricordo male. Quindi, perché la Madonna non è morta? Perché il peccato in lei non c'è stato, mai. Adesso domanda, oggi il catechismo non si insegna più in maniera molto molto scolastica come un tempo, questo è per certi aspetti una cosa positiva perché si aprono alcune dimensioni, per altri aspetti non troppo positiva perché a volte si perdono i concetti fondamentali ed essenziali. Se io vi facessi una domanda, quanti peccati conosciamo voi? Che tipi di peccati possono fare gli esseri umani? Ce ne stanno due categorie e poi della seconda categoria ce ne stanno due sottospecie. C'è il peccato originale e c'è il peccato attuale. Il peccato originale è quello che hanno commesso i nostri progenitori e il peccato attuale è quello che noi facciamo con coscienza e volontà nella vita. E tra i peccati attuali ce ne stanno di due tipi, giusto? Peccati mortali e veniali. Come entrata la morte tra gli uomini? Questa è la rivelazione, cioè noi non possiamo dirci cattolici, e adesso veramente oggi vi sto parlando prestando la voce al Magistero della Chiesa, come sempre faccio tra l'altro, ma oggi in maniera particolare, perché è una festa di un certo tipo. La Chiesa insegna che la morte è entrata tra gli esseri umani, non perché si è inventato qualche papa, ma leggendo il libro della Genesi,
a causa del peccato originale, Adamo ha perso i doni che da Dio aveva, tra cui l'immortalità e l'incorruttibilità. Domanda: ma noi a questo ci crediamo oppure no? Capite? Cioè, io sono sempre più, con più tempo passa, e più sono convinto che oggi il motivo per cui, per esempio, perché tanta gente non va oggi a messa? Perché ce l'ha col Signore? No, perché non ci crede, d'accordo? Anche se ha ereditato, come dire, una tradizione cattolica, ma ha smarrito i contenuti fondamentali. Noi ci crediamo che dovremmo andare a finire al cimitero perché i nostri progenitori, Adamo, ha peccato, si è rivoltato contro Dio e ha perso quel privilegio che Dio gli aveva dato, che era l'immortalità, insieme agli altri tre che caratterizzavano la sua condizione di giustizia originale. Noi ci crediamo che la nostra vita sarebbe dovuta essere un paradiso terrestre. Ci crediamo che esisteva l'Eden oppure no? E come in parte è stato per la vita della Madonna, e dico in parte perché la Madonna un po' ha sofferto, ma non ha sofferto per i peccati suoi. Sapete perché ha sofferto la Madonna? L'immagine dell'addolorata con le sette spade. Perché la Madonna ha sofferto per i peccati suoi? No, ha sofferto per i peccati nostri come figli, perché si è fatto carico dei peccati commessi da noi, non per lei. Ci crediamo noi che non avremmo sofferto, abbiamo passato una vita felice e la vita sarebbe stata un canto ininterrotto di lode a Dio, concordia assoluta, amore totale, serenità, pace, niente malattie, niente aspirine, niente. Io adesso scherzo, ma c'è sta poco da scherzare, eh? E ci saremmo un bel giorno addormentati come Maria, e al risveglio ci saremmo risvegliati in paradiso, quindi passaggio dal paradiso terrestre al paradiso celeste. Per cui la cosiddetta morte, che non si può in questo caso chiamare morte, sarebbe stata una Pasqua, un passaggio placido, disteso. Ti addormenti e ti risvegli in cielo. Poi mi state ascoltando, no? Cioè, avete delle reazioni interiori, no? Dio le vede. Può essere voi che si dice, ma questo ha 45 anni e dicono che c'è pure una laurea e crede a queste cose? Io ci credo, perché questa è la fede cattolica, eh? Se noi non crediamo a queste cose, perché siamo liberissimi, nessuno ti obbliga, la fede è una cosa che si propone, non si impone, capite? Se uno non ci crede, dice, oh, per me queste sono tutte quante sciocchezze, sono tutte scemenze, per carità, d'accordo? Dio ti benedica in quanto può, d'accordo? Però non si può imporre niente a nessuno. Però se io non ci credo, io non posso definire cattolico. E non posso stare in coscienza serena, tranquilla, perché non ci posso stare. Nella festa di oggi non capiamo niente, altrimenti. 3 anni prima della Assunzione, la Madonna, in una delle tante apparizioni, implicitamente riconosciuta dalla Chiesa, perché c'è un santuario che la Chiesa ha autorizzato a costruire, qui vicino dalle nostre parti, vicino a Roma, alle Tre Fontane, non so se ci siete mai stati, è un luogo dove andarci, ci andremo in qualche pellegrinaggio, perché poi di fronte c'è il luogo del martirio di San Paolo, la basilica delle Tre Fontane. Apparve lì, tra l'altro, un miscredente, a uno proprio che voleva ammazzare il Papa, che era Bruno Cormacchiolo, c'era il coltello pronto per andare a ammazzare proprio Pio XII, e tra le varie cose che la Madonna gli disse, ci furono queste spalle parole: il mio corpo non poteva marcire, e non marcì. Gli angeli lo vennero a prendere e lo portarono in grembo alla Santissima Trinità. Non poteva. Perché il corpo della Madonna non poteva marcire? Perché non c'era né il peccato originale. La Madonna, per privilegio singolare, abbiamo festeggiato l'8 dicembre, non ha contratto la colpa d'origine. E rimessa nelle condizioni però dei nostri progenitori, la Madonna ha mai fatto un peccato in vita sua? Mai. E il corpo in particolare della Madonna, come è stato custodito? Qui ci rifacciamo la seconda lettura. Quando questo corpo corruttibile sarà vestito di incorruttibilità, dice San Paolo. Oggi il corpo è idolatrato, no? Come veneriamo la Madonna? Domani approfondirò un po' meglio questo punto. La beata sempre Vergine Maria. Il corpo della Madonna è integro, vergine prima, durante e dopo il parto. San Paolo dice nelle sue lettere che il nostro corpo noi dobbiamo trattarlo con santità e rispetto,
usa un termine forte poi, non come oggetto di libidine o di passione, se lo vogliamo interrompere tutto. Come la Madonna trattava il proprio corpo, come, attenzione, si faceva trattare il proprio corpo, come si presentava agli occhi delle persone. Io e giovani faccio sempre vedere una bellissima testimonianza che sta online di due ragazzi americani che sono Jason Evert e la sua attuale moglie Cristalina. Bellissima una testimonianza sulla purezza e sulla castità e sulla santità del corpo, dove quando parla lei, che a differenza di lui era stata un pochino più libertina nei tempi del fidanzamento, lei per esempio accentua una cosa su cui la Madonna ha calcato l'attenzione, per esempio a Fatima. Dice, come si veste una donna? Tu comuni il tuo modo di vestire, per cui con il tuo modo di vestire tu comuni a chi ti guarda se sei, come dire, una rappresentazione da mettere in mostra, oppure se sei una persona che vuole essere rispettata e che vuole essere conosciuta per la persona che è, quindi per l'anima che ha e non per le manifestazioni esteriori che ha. Non so se mi spiego. Certamente la Madonna, come vestiva la Madonna, secondo me? Io dico sempre, quando c'è qualche signorina rare che mi fanno certe domande, questo me lo posso mettere, questo non me lo posso mettere, guarda, io sono uomo, quindi che te devo dire? Prova a pensare alla Madonna e se te vuoi dare un bel orientamento, se lo metterebbe questo addosso alla Madonna o no? È la donna per antonomasia, è la donna perfetta, è la sempre vergine, è l'assunta in cielo in corpo e acqua. Basta e avanza. E invece gli uomini dice, questo se lo metterebbe il nostro Signore Gesù Cristo? Ci abbiamo degli ottimi esempi, no? ce l'abbiamo per i maschietti e ce l'abbiamo per le femminucce. Allora, anche questa è una cosa che noi andiamo a vederci e finiamo questo video che è già ora. La Madonna è stata assunta in cielo di corpo e anima perché ciò che si chiama peccato in lei non è entrato. Un'ultima domanda fondamentale, ma noi sappiamo discernere i peccati? Tu sei capace a fare esame di coscienza? Se viene qualcuno a chiederti, senti un po', mi sai dire, le classiche domande del catechismo, al volo, 5 tipi di peccati mortali, subito, mi sai nominare 1, 2, 3, 4, 5, a macchinetta. Questo noi dobbiamo saperlo, per un motivo molto semplice. Se una cosa è peccato mortale, tu non ci credi. Vi faccio subito questo esempio e poi chiudo. Allora, se io mi voglio suicidare, d'accordo, che cosa faccio? Qui un po' di strechinina, me la metto dentro un po' d'acqua e me la bevo, d'accordo? So che la strechinina è un veleno, d'accordo? Me la bevo e muoio. Quindi, ho peccato mortalmente secondo voi? Sì, perché mi sono suicidato. Io so che la strechinina mi fa morire e me la sono mangiata. Però possono essere anche altre due possibilità, d'accordo? C'è qualcuno che la strechinina me la mette dentro un bicchiere e io non lo so. Me la bevo e muoio. Io davanti a Dio rispondo di suicidio? No, risponde di omicidio che non mi sta a sentire. Ma sono morto oppure no? Io. Sì. Altra cosa, io non so che la strechinina sia un veleno e magari penso che sia una di quelle gocce di glucosio che si usano al posto dello zucchero. La metto dentro il caffè e moro. Domanda, sono un suicida? Posso essere accusato di suicidio agli occhi di Dio? Sì o no? No. Sono morto? Sì. Come diceva il buon San Giovanni Paolo II, e chiudo con la verità di Splendor, se tu neghi che una cosa è peccato mortale, oppure non lo sai, ma la commetti, certo davanti a Dio non te ne vai all'inferno, d'accordo? Ma tu adesso in questo mondo starai male, tu e fai stare male tutto il mondo con quella cosa che fai. Ecco perché è importante per noi la conversione e l'apertura. Perché che cosa è peccato e cosa non è peccato non te lo dice la televisione o la cultura attuale che l'ha distrutto il senso del peccato, come diceva il XII, ma te lo dice la rivelazione interpretata anticamente dalla magistratura della Chiesa, che noi dobbiamo conoscere gli doni vicari, capite? Perché sapete un'esperienza di un sacerdote quante volte incontra un'anima che non è minimamente consapevole dei peccati che fa, quindi certamente non risponde di peccato mortale davanti a Dio, però è sempre una domandina. Ma tu ti sei formato la coscienza? Ma tu hai avuto il cuore aperto? Quando qualcuno diceva sta attento e questa cosa non va agli occhi di Dio, hai fatto stupidaggini? Oppure sei andato a approfondire? Hai letto il catechismo della Chiesa Cattolica? Hai parlato con il parroco? Hai parlato con il vescovo? Hai parlato con chi te pare? Ma hai cercato di formare bene la tua coscienza? Perché anche se non lo sai, muori. Capito? Ecco.
che risalta direttamente da questa festa e che con l'aiuto di Dio dobbiamo riprendere e approfondire. Siamo lodati Gesù. E Maria.